sappiamo tutti che i soldi vinti al gioco fanno male, molto di più di quelli persi. Man mano che vincevo, la mia vita diventava sempre più misera. Io non la voglio schifare, io, nonostante tutto, a me la mia vita mi piace. Me la tengo così com'è. Un testo sull'inafferrabile incomprensione del destino, rintracciato dalle schegge di memoria di un uomo nel corso della sua vita. Così può registrarsi la sintesi estrema de Il Colibrì, magnifico romanzo di Sandro Veronesi, vincitore dello Strega nel 2020, capace di evocare riflessioni universali che divengono personali per ciascun lettore. Se sono scappato, l'ho fatto nella direzione sbagliata. Non era colpa nostra. Francesca Archibugi si è fatta accompagnare da un altro premio Strega, Francesco Piccolo, e da Laura Paolucci per adattarlo in sceneggiatura da trasformare poi in regia su propria firma. Un lavoro indubbiamente complesso perché generato da una base letteraria ardita, avventurosa per usare il termine della regista romana, che pone in un unico flusso di ricordi avvenimenti accaduti in piani sfasati della vita e tuttavia lo fa senza l'ausilio di cornici, cartelli, umilianti spiegazioni per i destinatari dell'opera. Così Archibugi ha provato con l'ausilio al montaggio di Esmeralda Calabria di mantenere nel film la struttura articolata negli infiniti salti nel tempo del romanzo e per farlo si è dotata di una continuità narrativa che mescola luoghi, tempi, età diverse. Può sempre far vedere di essere avanti la mamma. Ciao. Marco! Siete pronti? Siamo pronti, sì, siamo pronti. Dai, che t'aiuto. Se le premesse rispondono a un corretto approccio di adattamento, il risultato è tuttavia scritto più nella traduzione fedele che non nella ricerca di un'idea di cinema coerente al coraggio letterario messo in campo dal romanzo. Film che comunque si annovera tra i migliori diretti da Archibugi negli ultimi anni, specie grazie all'ottima prova del cast e soprattutto alla sempre impeccabile e sensibile interpretazione di Pierfrancesco Favino nei panni del protagonista Marco Carrera, detto appunto il Colibrì, un piccolo grande uomo capace di resistere e superare le angherie della vita pur restando sostanzialmente fermo al proprio posto. Non piangerai. Babbo, del buio dopo che si è morto hai paura? A presto, lontanissimo, mio amore.